Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo sabato. Buonasera, benvenuto Domenico De Masi, sociologo. Buonasera. E buonasera Vittorio Zucconi, editorialista di Repubblica. Allora, abbiamo un presidente del Consiglio che ha meno di 40 anni, un governo nuovo e molto rosa che promette di fare grandi cambiamenti, e però naturalmente ci si chiede se siamo di fronte a un nuovo inizio o è la solita storia. Subito dopo la pubblicità. Allora, professor De Masi, il nuovo governo di Matteo Renzi ha giurato questa mattina, ci sono 16 ministri, la metà sono donne per la prima volta nella storia della Repubblica. Le posso chiedere se le piace questo governo? Beh, mi piace la presenza di tante donne, finalmente è una presa d'atto del ruolo che le donne hanno in una società post-industriale, l'Italia era molto in ritardo su questo aspetto. Per il resto, no, insomma, giovani ce ne sono stati. Andreotti mi pare che fu sottosegretario a 26 anni, se non sbaglio, quindi De Gasperi sotto questo aspetto ebbe fiducia nei giovani in modo altrettanto forte. Vittorio Zucconi, anche a te la cosa che colpisce di più è la presenza di tante donne nel governo? Beh, certamente la cosa più bella di questo governo. Volevo ricordare al professore che lì c'era stata anche una guerra, quindi alcuni dei meno giovani erano lievemente compromessi col precedente. Mi pare che sia sempre di più chiaramente il governo Renzi, cioè la personalità sua è quella che domina su una compagine, come dite voi esperti, ministeriale, che non ha delle grandi punte. L'immagine calcistica è una squadra senza grandissime punte, forse con l'eccezione di Padovan, il ministro dell'economia, che ha una sua storia abbastanza importante, forse ne parleremo poi, di uno convertito dall'austerità a una politica di sviluppo. Lui era un gran sostenitore di stringere i freni, negli ultimi tempi è diventato più, diciamo, per il resto bisognerà aspettare la famosa prova del budino. Se questo governo farà delle buone cose, sarà stato un buon budino, altrimenti sarà stato un cattivo budino. Professor De Masi, siccome Renzi ha detto ieri che la grande priorità è per la riforma del lavoro, è un buon inizio questo secondo lei? Ah sì, però è un problema grossissimo, perché il lavoro purtroppo va finendo. Cioè la parte di lavoratori, ormai il 70%, che fa lavori di carattere intellettuale, diciamo così, ha come concorrente il computer e quindi va riducendosi proprio quantitativamente nel mondo. È quello che sostiene il futuro, Grillo, peraltro, più o meno. Ma anche gli orologi fermi due volte al giorno sono precisi, quindi anche Grillo può aver detto questo. Il problema è che si dovrà trovare un nuovo modello di sviluppo basato su un lavoro ridistribuito. E questo non so se Renzi lo porterà sul tappeto. Io spero, ma è difficile. E forse l'impresa tra le più difficili per un paese come l'Italia, no, è abbastanza ingessato. È la più difficile. Non ci sono. Puoi mettere tutti i ministri che vuoi, bravi, non bravi, ne abbiamo avuti di bravissimi che hanno fallito, ne abbiamo avuti di scadenti che magari hanno fatto anche di più. È un proprio un modo di, e questo il professore lo sa meglio di me, l'ha studiato. È proprio un modo che noi dobbiamo affrontare di rivedere come è organizzata la nostra società produttiva. Non è più la società agricola, non è più la società industriale, non è quasi neanche post-industriale. E il fatto che ci siano oggi i computer che fanno tanta parte della nostra vita, a parte che dimostrano la nostra spaventosa arretratezza in materia di banda larga, di wifi, che è uno dei grossi ostacoli all'Italia di oggi, questo spiega anche perché tante donne e perché ce ne saranno sempre di più. La cosiddetta superiorità maschile era una superiorità puramente muscolare, oggi che è tutto ma un no. fatto di intelletto. Ma capito, professore, non c'è più bisogno di noi. Meglio tardi che mai. Ma finché c'è da mangiare magari sì, erano più robusti. Tra meno di 10 anni il 60% dei laureati nel mondo saranno donne, il 60% dei detentori di un titolo superiore, un master, saranno donne. Le donne che sposeranno uomini più giovani di loro saranno sempre di più.
le donne potranno avere un figlio senza avere un marito, mentre i maschi non potranno avere un figlio senza avere una moglie. Grazie, professore. Questi sono punti di superiorità. Quindi, di i maschi licenziati dobbiamo, in tronco. In più voi avrete poi la rabbia di 10.000 anni di subalternità inflitta, quindi ricominciate a tremare. Noi maschi dovremmo metterci d'accordo su questo. Qui dalla Lilly, grande superiorità maschile, non l'ho mai vista. Lilly è l'esempio di come... Ma che fatica! È un'anticipazione del futuro. Senta, professor De Masi, siccome lei ha scritto un libro in cui propone dei modelli di vita per una società che è alla ricerca di orientamenti, no? Il suo libro si chiama Mappa Mundi ed è pubblicato dalla Rizzoli. Questo di Renzi lo definirebbe un governo, a proposito di orientamenti, di centro-sinistra, di centro-destra, di centro o semplicemente post-ideologico? Guardi, noi dobbiamo tenere conto di una cosa. Tutto il mondo, non solo l'Italia, è in una sensazione di crisi. Io giro molto e riscontro questa situazione dovunque. Io mi sono chiesto in questo libro come mai tanto disorientamento. Noi non sappiamo più cosa è bello e cosa è brutto, cosa è buono e cosa è cattivo, cosa è giusto e cosa è ingiusto, cosa è sacro e cosa è profano, perfino cosa è maschio e cosa è femmina, perfino cosa è vivo e cosa è morto. Abbiamo discusso per quasi un anno per decidere se la Ingleare era viva o era morta, non so se è chiaro. Perché allora questo disorientamento? Tra l'altro il disorientamento porta a una sensazione di crisi e se si è in crisi non si progetta il futuro. Allora, cercando di dare una risposta a tutto questo, mi sono reso conto che tutte le società passate sono nate sulla base di un progetto, sulla base di un paradigma, che so, il Sacro Romano Impero, sull'idea cattolica, cristiana, sui Vangeli, eccetera, il Risorgimento, sulle idee di Gioberti, di Mazzini, eccetera. La società post-industriale in cui siamo noi oggi è l'unica che è nata, io dico, con lo stile positano, come diceva Le Corbusier, una casa dopo l'altra, senza un piano. L'assenza di un modello è più stridente di avere un modello ideologico. Però Positano quindi, non è venuta malissimo. Vista da lontano, Positano, ma viverci dentro non è mica tanto. Io vivo in costiera spesso. Allora il problema nostro è il fallimento degli intellettuali, cioè i politici, quindi Renzi, se stasera finisse lo spread, finisse la disoccupazione, finisse il debito pubblico, forse non saprebbe cosa fare, ma non lo sa neppure Obama, ma non lo sa neppure Putin. Abbiamo un'assenza totale di modello. È assai inquietante tutto questo quadro tracciato da professor De Masi. Sì, è molto inquietante, Vittorio? Ma ha un risvolto più incoraggiante. L'Italia ha talmente tanti piccoli problemi concreti, che poi si assommano e diventano giganteschi, che forse non c'è neppure bisogno oggi di interrogarsi sul modello di società, che poi non lo propone nessuno, non ce l'ha chiaramente Renzi, non ce l'ha la destra, non ce l'ha nemmeno il Movimento 5 Stelle, certo, che è un movimento di devastazione. Questa è la tragedia. Però quindi partiamo dai piccoli elementi. Tu non sei d'accordo che questo sia comunque un aspetto assai inquietante, tragico delle nostre società contemporanee? Però vedi, io ho vissuto anche l'Unione Sovietica. Io appartengo alla generazione che ha vissuto il socialismo, che era appena sfuggita, socialismo reale intendo, sfuggita al nazismo. Io quando sento la parola modelli non dico che metta a mano la pistola, però un po' diffido, perché quando poi tu fai un modello sei per forza costretto a spingere gli altri ad adeguarsi al modello e la gli fine si corrono dei rischi. La fine delle ideologie, che secondo molti non, cioè, in realtà non è vero, ma è facciamo un tante bene. Piccole cose, cioè sistemiamo le scuole italiane, per esempio. Sistemiamo i ma trasporti. Ma come la sistemiamo? La parte edilizia si può capire, ma la parte di idee, per esempio. Ma non la facciamo, non facciamo nemmeno i muri. Si mette nei miei panni. Io vado in aula e che cosa insegno? Che modello do ai miei giovani? Prendiamo per esempio il Settecento, pieno a assolutismo regio, quindi il re padrone di tutto, inquisizione, e vengono fuori una cinquantina di persone, non di più, una trentina in Francia, una decina in Italia, gli illuministi che inventano un modello basato sulla libertà, sull'uguaglianza. Da quel modello nasce poi una rivoluzione, la rivoluzione francese e quella americana, perché Franklin era illuminista. Nasce un mondo nuovo, pensato dagli intellettuali che hanno rischiato, perché
Voltaire è andato a finire in galera, Diderot è andato a finire in galera, Condorcet c'è morto, non so se e quindi è lei vuol dire che oggi non gli intellettuali non rischiano, non inventano, non creano, non concepiscono. C'è un anti-intellettualismo molto evidente nella popolazione in generale. Certo, ma anche del professor De Masi, mi pare. No, lui già ha un filo di rimpianto, lui ha un po' di nostalgia per, diciamo, una classe di persone che elaborino le idee. Ma oggi, con la polverizzazione dell'informazione e della comunicazione, ripetere operazioni come quelle degli illuministi o come quelle è molto difficile, secondo me. Certo, certo. Ma io sono, non essendo io un professore... Bisogna ripetere un'operazione come quella del progetto Genoma. Cioè, noi siamo passati da una fase in cui la cultura era prodotta da pochi per pochi, che so, Mozart che produce per il principe, poi una cultura prodotta da pochi per molti con i media, e ora finalmente da una cultura prodotta da molti per molti. Chi produce Wikipedia? Chi consuma Wikipedia? Questa è una cosa meravigliosa che ci consente... È meraviglioso anche che qualcuno abbia inventato internet, certo, il web. Certo. Quindi gli intellettuali nel mondo ora si possono congregare per ottenere un modello indispensabile. Wikipedia o Wikipedia, secondo chi voglio pronunciare, ieri sera in quelle ore caotiche di attesa che uscisse finalmente la fumata, in questo caso è vero, aveva scritto alla voce di Nicola Gratteri che era stato nominato ministro della giustizia e poi è stato frettolosamente cancellato dopo sei minuti, quindi... Attenzione anche a questo tipo di culture di informazione. Poi Nicola Gratteri è uno dei magistrati anti-ndrangheta, anticriminalità organizzata, che da vent'anni vive sotto scorta. Si pensava che forse poteva essere, Comunque se Renzi e il suo modello non si danno, e il suo governo non si danno un modello che diventi modello per gli altri. Guardi, nel 403... Che modelli culturali esprime Renzi, secondo lei? Ma per ora il modello postmoderno di aggregazione, di collage, di bricolage, per cui ci si trova la destra, la sinistra, non si sa cos'è, non lo sa neppure lui, non lo sa nessuno di noi, non sa dove... Diceva Seneca, nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove vuole andare, c'è poco da fare, sì. Renzi non sa dove andare, neppure Obama, nessuno lo sa, perché nessun intellettuale gli ha dato modello, ha tentato un poco Giddens con Blair... Con la fatto terza che via, non, ma insomma, qualche linea più. Generale secondo me c'è e spero che questo governo la voglia seguire. L'idea fondamentale è che non si può avere una società prospera in cui l'1% possieda più della metà della ricchezza. Certo. Questo non è necessariamente un grande modello filosofico, è un modello pratico di vita. Non è più, e mi auguro che questo governo lo abbia capito. Poi non so quali strumenti abbia per farlo, la maggioranza, le minoranze, i dissensi interni. Ma se non capiamo questo, se non capiamo che bisogna attaccare le tasse, delle cose che conosciamo tutti benissimo. La ricerca e l'elaborazione filosofica e sociologica sono ovviamente importanti, però credo che siamo talmente oppressi dai problemi immediati e concreti e mi auguro che Renzi possa farlo, con i ministri che ha e soprattutto con la maggioranza che ha, Lili. Le posso chiedere una cosa, professor De Masi? Certo. Siccome in questo nuovo governo Renzi... Non c'è più il Ministero dell'Integrazione e siccome lei sostiene che andremo sempre di più verso società meticce, meticciato, è un errore oppure comunque non serve, non basta un Ministero per l'Integrazione integrazione? Sì, io ho proposto un metodo. Il metodo è che abbiamo molti modelli. Ognuno di noi ha un modello di vita, ogni famiglia ha un modello di vita, ma i macromodelli che ha inventato l'umanità non sono tantissimi, sono una trentina in tutto. Io ne ho scelti 15 e reputo che noi come prima cosa dobbiamo studiare bene i modelli che sono costati millenni spesso di lavoro. Sono 15 che vanno da quello indiano a quello cinese, a quello musulmano, a quello nordamericano, eccetera. Ognuno di questi modelli ha delle cose positive. Mettere insieme queste cose positive e adeguare il tutto alla società attuale è ciò che ci può dire cosa è bene e cosa è male. Di sicuro tre valori sono emergenti come non mai e sono quello della bellezza, quello della saggezza e quello del meticciato. Il mondo è un grande meticciato perché io poi... saggezza, meticciato. Meticciato. Perché plano sul Brasile? Perché il Brasile è un modello... con mille imperfezioni come tutti questi modelli, però è un modello in cui la bellezza, la saggezza, che poi si esprime in grande dolcezza di vita, e il meticciato è un fatto reale.
In Brasile ci sono più di 47 etnie, più di 100 colori della pelle, non c'è come i negri e i bianchi come negli Stati Uniti. A New York parlano 120 lingue diverse, quindi ci siamo, anche se so benissimo la differenza. E lì invece una sola, io, lì non c'è meticciato. Io ho un problema però, non è l'integrazione, è l'idea del ministero, cioè che ci sia bisogno di un ministero per l'integrazione, testimonia anche di un'arretratezza culturale forte. Cioè Obama è diventato presidente degli Stati Uniti e non c'è un ministero per l'integrazione negli Stati Uniti. Cioè se la società non accetta attraverso i propri politici... Ma c'è il razzismo però negli Stati Uniti, Beh, pure qui non è che scherziamo, ma insomma... Adesso ci arriviamo, Vivi, ci arriviamo, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro che ci riporta a questa grande opera molto ambiziosa e molto affascinante che ha scritto il professor De Masi, questa mappa mundi, che... intende essere anche un po' una bussola per il presente, ma soprattutto per il futuro. Vediamo. Dalla navicella spaziale la Terra appare azzurra, anche perché la sua superficie è coperta prevalentemente dall'acqua. Solo il 2% di quell'acqua è dolce, ma un americano ne usa 575 litri al giorno, soprattutto per innaffiare prati e lavare auto. Un europeo ne usa 250 litri, un africano ne usa meno di 19 e le donne camminano 10 km al giorno per trasportarla. D'altra parte, ogni mucca da latte in Europa riceve un sussidio di 913 dollari, mentre per un abitante dell'Africa subsahariana ci sono 8 dollari. E si spendono miliardi per pubblicizzare in TV la carta igienica o il cibo per i gatti, mentre mancano i finanziamenti minimi per assicurare a milioni di ragazzi il diritto allo studio e in molti casi il cibo per sopravvivere. C'è qualcosa che non va nella contemporaneità disorientata che il professor Domenico De Masi descrive al termine della sua cosmografia intitolata Mappa Mundi, una vera miniera di dati e suggestioni, 900 pagine per immaginare il futuro ripercorrendo i diversi modelli di vita elaborati dall'uomo nel corso dei secoli e restituendoci di ciascuna epoca memoria e senso. Ci sono l'umanesimo spirituale indiano e la grandezza composta dei cinesi, la finezza del guerriero giapponese e la bellezza della civiltà mediterranea. C'è il ruolo delle religioni, il modello liberale, quello capitalista, socialista, comunista e quello che De Masi ama di più e di cui è ambasciatore nel mondo, cioè il giovane modello brasiliano, meticcio, come presto saremo tutti noi. Il sociologo De Masi ricorda che il compito della sua disciplina sarebbe quello di vedere per prevedere e di prevedere per prevenire, ma avendo i sociologi in gran parte eluso questo mandato, il vuoto è stato subito occupato dagli economisti e dai giornalisti. I guai che ne sono derivati, ciascuno può vederli. Vittorio Zucconi, giornalista, economista, facciamo dei guai. Io non ho mai governato niente, per la verità, magari avrei fatto anche di peggio. Ma tornando prima al discorso del Ministero dell'Integrazione, che è importante, non c'è più. Se i ministeri risolvessero i problemi, l'Italia sarebbe il paese senza problemi nella storia dell'umanità. Cioè, non è il ministero che comporta e che traduce l'integrazione. Perché tra l'altro, adesso poi ce lo spiegherai anche tu, Vittorio Zucconi, ma professor De Masi, con il modello del meticciato, Barack Obama ha comunque vinto due volte le elezioni presidenziali, no? Mentre in Italia con questo genere di temi, come abbiamo, tu ricordavi prima, le elezioni si perdono. L'America è in qualche modo premeticcia, diciamo, cioè io chiamo premeticciato quando convivono delle razze ma non pacificamente e parlano ancora varie lingue, hanno ancora vari usi, eccetera. Nel caso del Brasile no, c'è una lingua unica, ci sono usi unici. Un ebreo in Brasile si dice brasiliano, non si dice ebreo. Un nero in Brasile si dice brasiliano. Beh, ma questo vale anche per l'America, no? L'American vale per... Gli ebrei in Germania negli anni 20 e 30 non dicevano io sono ebreo, dicevano io sono tedesco. No, amaramente scoprirono poi... Non è un po' diverso. Comunque, è un esempio. Diciamo che sia... Comunque... C'è bisogno di un ministero quando c'è bisogno di leggi che regolino un fenomeno.
in Italia il fenomeno immigrazione non è ancora regolato da leggi come si deve. Le leggi che sono state fatte sono state terribili e hanno peggiorato la situazione, come abbiamo visto. Quindi un ministero occorre per questo. È un po' come se in Italia continuassimo a far finta, soprattutto alcuni rappresentanti politici, devo dire, continuano a far finta che non solo il meticciato non esista, ma non esisterà ma non per esistere, i prossimi non deve esistere dieci perché secoli, è un danno. Quando, scusami, diciamo, se c'è, la globalizzazione porta anche se c'è un paese, basta avere una conoscenza superficiale della storia, che porta le tracce del DNA di tutti i popoli del mondo, siamo noi. Non credo che ci sia popolo, nazione, tribù, invasore, no, tutti di colore bianco, che non abbia lasciato... Beh, di colore bianco fino a un certo punto, perché per esempio a Venezia sono state fatte delle ricerche genetiche, non a caso era la città del Moro di Venezia usata, ci sono dei segni lontanissimi però di presenza di sangue africano. Comunque questo del meticciato è uno degli aspetti, diciamo. Che l'Italia sia un paese, lo so, però il problema è che è stato tutto troppo in fretta. L'America non ha ancora risolto, gli Stati Uniti non hanno ancora risolto il problema dopo 300-400 anni di vita in comune, figuriamoci in Italia dove... Quando ero bambino io a Milano, El Neger, quello di colore, non c'era. Mi dicevano, come fate voi americani a essere così razzisti? C'è qualche passo avanti la nostra. Aspettiamo quando arriveranno qui delle persone di colore diverso, vedremo come vi comporterete voi. Senta, professor De Masi, lei scrive che la società industriale fu segnata dalla lotta di classe dei poveri contro i ricchi, mentre adesso c'è la guerra dei ricchi contro i poveri. Ne è sicuro? Ma guardi, quando si dice che bisogna risolvere il problema, per esempio italiano, della crisi, eccetera, non si dice a favore di chi. In Italia ci sono 10 persone, una, due, 10 persone che hanno la ricchezza di 3 milioni di italiani. Nel mondo ci sono 85 persone che hanno la ricchezza di 3 miliardi e mezzo di persone. Allora non è detto che quando si risolve il problema economico generale di un paese si risolva a favore di tutti. Si risolve il più delle volte a favore di pochissimi che diventano più ricchi e degli altri che diventano più poveri. Allora questi più ricchi si appropriano dei sistemi per tenere subordinata la maggioranza. E i sistemi sono soprattutto oggi i media, c'è poco da fare. Per cui il povero è sempre più schiacciato. E mentre un tempo i poveri avevano le avanguardie partitiche che li educavano poi a rifarsi, oggi queste avanguardie non ci sono più. I poveri non hanno lobby. Questa è la tragedia. Ecco, però possiamo anche dire, Zucconi, che comunque il benessere è aumentato negli ultimi decenni per chi? Nel mondo. Beh, per le nazioni, certamente, per nazioni decine, come... Decine, sono aumentati i ricchi e sono aumentati i poveri. Questo è il paradosso della società attuale. Poveri, beh, siamo 7 miliardi, è ovvio che i poveri sono molto di più di quando eravamo 600 milioni nel 700. Sì, però non so sono anche chiaro. Molte di più le persone che possono permettersi oggi cose che... Sono più i ricchi e più i poveri. Questo è un assurdo perché... La ricchezza che si produce è quasi il doppio di quella che occorre per stare tutti bene. Io ricordo che quando ci fu la caduta del muro di Berlino, ebbi la fortuna di un dialogo radiofonico con Václav Havel. E lui terminò dicendo, guarda che il comunismo ha perso, ma il capitalismo non ha vinto. Per un fatto semplicissimo, perché il comunismo sapeva distribuire la ricchezza, ma non la sapeva produrre. Voi sapete produrre la ricchezza... ma non la sapete distribuire. Sì. Certo, questa se è no, la realtà. Si era la famosa battuta che si da diceva in Unione Sovietica, che il capitalismo è lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, il comunismo è esattamente il contrario. Sì. No, non c'è dubbio, e questo è un dato di fatto, che nelle nazioni come l'Italia, la Francia, la Spagna, il nutrimento, il contenuto calorico di quello che mangia una persona di mezzi modesti è stato calcolato l'equivalente a quello di un ricchissimo signore nel 200-300 del monaco dell'abate, quindi basta guardare l'attesa di vita per capire che qualcosa è cambiato, certo, anche per dubbio. I meno fortunati. Il vero problema, secondo me, Lili, è che oggi la ricchezza è così tanto finanziaria che si ripete il paradosso dei soldi che fanno i soldi attraverso i soldi, senza più avere quell'effetto di cinghia di trasmissione che sì, provocava sfruttamento, naturalmente, i telai, le fabbriche, però comunque permetteva per esempio al famoso operaio della Ford di comperarsi le automobili che produceva. Oggi per l'operaio
di quell'azienda che una volta era in Italia, non mi ricordo più il nome adesso, forse Fiat. Fiat, ecco, esattamente. Fiat. Fabbrica italiana ex Torino, Fiat, bisognerebbe chiamarla. Oggi è molto difficile comperarsi l'automobile, anche la più economica, attraverso lo stipendio di un operaio della Fiat, quei pochi che restano. Questo è il vero problema, è il dominio della finanza nei nostri paesi sopra l'economia produttiva. E comunque ma questo cambierà, secondo lei, professor De Masi? Ma è il modello, l'economia si è mangiata la politica, la finanza si è mangiata l'economia e le agenzie di rating si mangiano la finanza. Siccome le agenzie di rating vanno con termini di minuti addirittura, la politica è costretta a perdere il senso del lungo termine, quindi delle prossime generazioni. Ecco, ma allora... E di... occorre rifare un modello, c'è poco da fare. Questo modello ci porta al disastro. Un governo... E questa sensazione è presente, io la trovo, in tutto il mondo. Un giovane cinese, un giovane brasiliano, un giovane americano, un giovane italiano hanno la pari sensazione di vivere in un modello sbagliato e che bisogna iniziare da un nuovo modello. Quindi se lei dovesse consigliare a un giovane oggi... un paese dove andare a vivere? Ma me lo chiedono gli studenti, io gli dico dove vai? È dovunque così, c'è poco da fare. Comincia a mutare il tuo paese e soprattutto comincia a sperimentare un modello, modello diverso. Questa è la grande frustrazione, nel senso che non abbiamo più gli strumenti per cambiare. Non ce l'abbiamo. La mia generazione da giovane era convinta che con la militanza politica, non importa se destra o sinistra, si potesse influenzare. Perché c'erano gli strumenti intellettuali. Oggi c'è una grande capacità di protesta, che naturalmente è aumentata anche dalle televisioni, soprattutto dalla rete, ma questa capacità di protesta, e non voglio aprire polemiche con nessuno, se no mi arrivano 2000 tweet per dirmi che sono venduto, non si traduce in una capacità di azione, perché nemmeno le opposizioni hanno un progetto, i comunisti avevano un progetto. Io sostengo l'opposto, che c'è la capacità d'azione, ma non c'è un modello da seguire, sì, vabbè, per ma cui non sappiamo dove andare. È un'azione fine a se stessa, diventa quasi appunto un'azione certo, dimostrativa. Certo. Punto. Il povero Renzi occorre, deve fare il governo. Guardi, c'è poco, Renzi, bisogna mettersi al lavoro. Il povero Renzi non è come Cavour che aveva alle spalle Mazzini o Gioberti, è un Cavour alle spalle. Per cui non sa dove portarci, non è colpa sua. Dobbiamo darci da fare e speriamo che lui non si circondi di persone come precedenti eccetera, ma si circondi di persone che possano aiutarlo. Adesso scomincia sicuramente un periodo interessante. Grazie Vittorio Zucconi, grazie a Domenico De Masi, ricordo il suo nuovo libro Mappa Mundi, pubblicato da Rizzoli. Grazie spettatrici e spettatori, buona domenica e noi come sempre ci vediamo lunedì con 8:30. Arrivederci.